CGIL, CISL e UIL provinciali chiedono una valutazione concreta sul come entrare dentro la definizione progettuale e fattuale che permetta alla sanità del territorio teramano quel cambiamento in termini di innovazione in grado di rassicurare i cittadini e guardare al futuro con rinnovata fiducia. Un passaggio essenziale che può avvenire analizzando le proposte e le discussioni che stanno emergendo sulla riorganizzazione della rete sanitaria e ospedaliera provinciale. Riteniamo che insomma ci sia adesso un momento di discontinuità rispetto a quello che è stato fino ad oggi una discussione che non trovava una sua focalizzazione. Però è chiaro, non parliamo solo di ospedale, dobbiamo in qualche modo capire che l'ospedale in qualche modo si integra con la rete territoriale sanitaria, perché è importante in pratica capire quali sono le prestazioni che vanno nei territori, quali sono in pratica anche i servizi sanitari che devono essere in qualche modo vicini alle persone in modo particolare. E c'è una riorganizzazione complessiva, si parte da un'idea progettuale, un'ipotesi che l'ASL ha messo in campo. Adesso inizia un dibattito, c'è un dibattito che si deve in qualche modo confrontare col territorio, con quelle che sono le rappresentanze istituzionali del territorio, ma anche quelli che sono i comitati di cittadini, quelle che sono le competenze del territorio, per capire qual è in pratica la migliore soluzione per la sanità territoriale. È una tappa, cominciamo ad essere a un bivio importante, perché a fine mese, gennaio, la ASL ci ha presentato all'interno del Comitato Ristretto dei Sindaci un'idea più compiuta di quella che vuole essere la realizzazione del nuovo ospedale, ma anche e soprattutto della riorganizzazione della rete sanitaria sul territorio. Per cui siamo realmente a un bivio, perché si comincia a ragionare di contenuti. Rispetto a questi contenuti ribadiamo anche oggi che occorre necessariamente verificarne la sostenibilità finanziaria, e che le due cose, la riorganizzazione della rete ospedaliera e quella territoriale, devono procedere di pari passo, perché bisogna dare delle risposte nell'immediato a quelli che sono i problemi della collettività. Noi pensiamo che la cosa migliore è rivedere la riorganizzazione della rete ospedaliera, ma soprattutto quella territoriale, per dare proprio le risposte giuste ai nostri cittadini e per garantire quella sanità efficiente, efficace, di qualità che oggi abbiamo bisogno. Abbiamo visto quello che ci ha insegnato la pandemia, che c'è bisogno di un cambiamento radicale, e noi questo cambiamento lo vogliamo governare con il confronto, con la condivisione delle idee e soprattutto con un progetto serio e fattibile. E su questo oggi noi ci vogliamo confrontare anche in conferenza stampa, proprio per cercare di far capire alle istituzioni che se non c'è il confronto non si va a nessuna parte.